Sono Valerio Brucoli, presidente dell'Albo Odontoiatri di Milano. Sono stato molto contento di partecipare a questo convegno organizzato dalla Scuola di Specialità di Ortodonzia. Molto contento perché ritengo questo evento importante, oltre che dal punto di vista del valore culturale, anche per quello che rappresenta in termini di punto di incontro tra quello che è la formazione di base, quella che termina con la laurea, e la cosiddetta formazione continua, l'ECM, che è quel programma che nel tempo comunque per i liberi professionisti è stato sempre considerato qualche cosa di un po' stretto. Soprattutto per i liberi professionisti odontoiatri l'aggiornamento in linea di massima l'hanno sempre fatto, anzi è stato uno di quegli elementi che ha caratterizzato il proprio successo sul mercato, e considerano questa più o meno rigida, questo più o meno rigido recupero dei crediti ECM un qualcosa di poco comprensibile. Ma nel tempo le cose sono cambiate e la sempre maggiore richiesta di cure di qualità da parte del cittadino ha portato anche a dover creare degli indicatori. Come tutte le cose ci sono diversi punti di vista. In un mondo che è sempre più caratterizzato dai low cost piuttosto che dalla ricerca dell'abbattimento delle barriere di accesso alla professione, per esempio i numeri chiusi che si tenta di eliminare, piuttosto che l'esame per l'accesso alla professione, questa questione della qualità deve essere sicuramente rivalutata, e molto probabilmente è quello che potrebbe salvare la nostra professione. Teniamo conto che quando parliamo di qualità delle cure parliamo soprattutto di qualità del professionista, non solo qualità tecnica ma anche qualità umana e persino qualità dal punto di vista sociale. Questo vuole dire che c'è una grande possibilità per recuperare la nostra professione, a patto che si uniscano tutte le forze, e quindi università, ordine, associazioni e società scientifiche. Da questo punto di vista penso che il cittadino comprenderà molto bene quello che sono le istanze della professione.